L'incontro di oggi è stato ottenuto grazie all'occupazione del Consiglio regionale fatta il 2 luglio, perché altrimenti la proposta di legge presentata più di un anno fa non si sarebbe discusso praticamente nulla. Oggi doveva essere, secondo i conti della Regione, un incontro di piccole delegazioni. Noi ci siamo presentati ancora una volta in massa perché abbiamo capito che se c'è la partecipazione diretta dei cittadini gli interlocutori alla fine prendono le decisioni. Che cosa abbiamo assistito oggi? Al totale silenzio dell'assessore Refrigeri su una domanda precisa fatta più volte dai comitati, cioè è vero o no che la Regione può escludere l'ipotesi di arrivare all'atto unico in Regione, che vuol dire sostanzialmente consegnare la Regione ad Acea? Refrigeri su questo non ha risposto, quindi noi diciamo molto chiaramente che se la Giunta Zingaretti ha in mente quel tipo di soluzione, bene, deve smettere di dire in giro che il Lazio è l'unica regione che ha approvato una legge che garantisce l'esito referendario. Cosa abbiamo ottenuto oggi? Abbiamo ottenuto che la nostra proposta di legge sulla ridefinizione degli ambiti di bacino idrografico andrà comunque in consiglio per essere votata a settembre e che nel frattempo possono eventualmente si può riprendere un'interlocuzione comitati-regione solo a una precisa condizione, che la regione presenti una propria proposta, perché fino ad oggi noi continuiamo a confrontarci con una regione che non ha ancora scritto nulla di quello che vuole fare, lasciando però intendere in diverse modalità che la sua direzione è quella del lato unico. Per cui se ci sarà un'ulteriore proposta della Regione siamo disponibili a discuterla, altrimenti la nostra legge va calendarizzata, che il Consiglio regionale si prenda le sue responsabilità. Se intende dare ragione ai 27 milioni di cittadini che hanno votato il referendum nel 2011 o se intende scegliere sostanzialmente di essere al servizio di Acea e dei grandi interessi forti sull'acqua. Questa è la partita che si giocherà in settembre e noi ci saremo.